L'accessibilità è la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili e senza discriminazioni, anche a coloro che, a causa di disabilità temporanee o permanenti, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. L'accessibilità dei servizi può essere verificata attraverso standard internazionali di riferimento. Tali standard sono emanati dal World Wide Web, il cui acronimo è W3C, ovvero il consorzio internazionale di cui fanno parte le principali organizzazioni che si occupano a vario titolo di servizi digitali. Il documento Web Content Accessibility Guidelines, il cui acronimo è WCAG, è lo standard di riferimento per l'accessibilità e contiene diversi punti di controllo, definiti criteri di successo. I criteri di successo sono suddivisi in tre livelli descritti con la lettera A. A. Primo livello. Doppia A. Secondo livello. Tripla A. Terzo livello. Per la normativa vigente sono obbligatori i 50 criteri di successo di livello A e doppia A. Verificare l'accessibilità significa quindi analizzare il servizio digitale in riferimento a tutti i criteri di successo, e soltanto il servizio che li soddisfa tutti, senza alcuna eccezione, può definirsi conforme. Nella pratica è molto difficile che un servizio digitale risulti completamente accessibile, ed è per questo che le normative in materia di accessibilità, sia nazionali che internazionali, prevedono quasi sempre il coinvolgimento degli utenti per ricevere feedback e risolvere eventuali problematiche non emerse durante le fasi di verifica, o più facilmente riconducibili a configurazioni particolari di dispositivi utilizzati dagli utenti. Le verifiche di accessibilità sono effettuate di norma da figure professionali che hanno specifiche competenze in questo settore. Il compito degli esperti di accessibilità è quello di analizzare i sistemi digitali, valutarne la conformità alle normative vigenti, individuare le possibili criticità, catalogarle in base ai criteri di successo contenuti nelle WCAG. Talvolta, gli esperti, oltre ad eseguire le verifiche, possono anche essere chiamati a indicare le possibili soluzioni per risolvere le criticità individuate. Le verifiche di accessibilità sono condotte dagli esperti con test manuali e con il supporto di strumenti automatizzati. Talvolta vengono utilizzate anche le tecnologie assistive, con lo scopo di verificare sperimentalmente il comportamento degli applicativi quando utilizzati con particolari dispositivi di supporto. La necessità di valutare l'accessibilità sia manualmente che con strumenti automatizzati è d'altronde ben specificata anche nelle WCAG. A tutt'oggi le normative nazionali e internazionali si basano sulle WCAG pubblicate dal W3C. Gli enunciati normativi sono una serie di regole che devono essere rispettate e non vi è alcun riferimento alla tecnologia. Già dal primo criterio di successo è possibile notare quanto l'analisi sia legata ad un fattore umano e al significato che diamo alle cose. Vediamo perché. Il primo criterio richiede di fornire un testo alternativo per le immagini. L'analisi dell'accessibilità deve quindi essere svolta nel contesto, cercando di capire per ogni immagine quale sia il suo valore e significato reale. Ad esempio, un'immagine che contiene una lente di ingrandimento potrebbe rappresentare sia una funzionalità di ingrandimento sia una funzionalità di ricerca. Ecco quindi che il valore semantico deve essere ben definito e descritto da due possibili testi alternativi, zoom, cerca. A differenza dell'analisi manuale, uno strumento automatizzato in grado di esaminare un'immagine potrebbe invece descrivere l'oggetto con un generico lente di ingrandimento e quindi suggerire un testo in realtà non accessibile. Ci sono però molti strumenti per verificare in modo automatizzato alcune delle caratteristiche di accessibilità dei servizi digitali. Alcuni strumenti per la verifica automatizzata sono efficaci per una determinata caratteristica di accessibilità, altri lo sono per verificare un insieme di criteri di successo. I sistemi automatizzati, ad oggi, non sono però in grado di analizzare l'accessibilità in maniera esaustiva,
perché, come già detto in precedenza, l'accessibilità è un qualcosa che riguarda anche la natura umana delle funzionalità, in particolare il valore semantico, ossia il significato delle cose, e le tecnologie digitali, quelle automatizzate, possono verificare solo in parte queste caratteristiche. Tuttavia, in alcuni casi, si rivelano un utile supporto alle verifiche, ad esempio per il monitoraggio di un numero molto elevato di contenuti o per il calcolo dei parametri nella misura dei contrasti di colore. Sul sito del V3C è presente una lista di oltre 100 strumenti, tra programmi software e servizi online, che permettono di valutare l'accessibilità. Bisogna però fare attenzione, la lista non è approvata dal V3C, questa è soltanto un archivio messo a disposizione e i prodotti sono caricati autonomamente dai singoli produttori. Ogni esperto di accessibilità può selezionare gli strumenti che ritiene più opportuni come supporto alle proprie attività. Secondo alcuni studi e pareri sull'efficacia degli automatismi nelle verifiche di accessibilità con i sistemi automatizzati, non possono essere individuate più del 50% delle problematiche di accessibilità. Molti esperti però spostano questa percentuale ancora più in basso. Chiaramente dipende anche molto dalla tipologia e dalla complessità di servizio digitale che si vuole analizzare. Più le cose sono complesse, più i servizi automatizzati possono essere in difficoltà e non produrre risultati affidabili. Le verifiche automatizzate possono anche produrre dei falsi positivi, ossia possono rilevare problematiche che in realtà non esistono. Alcune organizzazioni commercializzano strumenti automatizzati che promettono di individuare gli errori e correggerli attraverso l'installazione di un apposito applicativo supplementare sul servizio digitale da correggere. Sono i cosiddetti overlay per l'accessibilità, ma come abbiamo visto, l'accessibilità, per sua natura e per limitazioni tecnologiche, non può essere verificata con i soli sistemi automatizzati. Tra l'altro, molti esperti li ritengono dannosi, perché potrebbero anche peggiorare l'esperienza d'uso degli utenti. Ci sono alcune verifiche di accessibilità che possono anche essere condotte da persone senza particolari competenze specifiche, come ad esempio 1. Usare la tastiera al posto del mouse. Ogni punto del servizio che può essere selezionato con il mouse deve poter essere selezionato anche con la tastiera. Per fare questa verifica è sufficiente muoversi nelle interfacce utilizzando i tasti Tab, Invio, barra spaziatrice e frecce. Questo test deve portare a due risultati. A. Ogni elemento utilizzabile con il mouse dovrebbe poter essere utilizzato anche con la tastiera. B. Il puntatore della tastiera deve essere sempre ben visibile su ogni elemento utilizzabile dell'interfaccia. Punto 2. Ingrandimenti. Quando si usa lo zoom, le interfacce devono rimanere comprensibili e non ci devono essere sovrapposizioni. Per fare questa verifica è sufficiente usare la funzione zoom di qualsiasi browser, che permette di fare gli ingrandimenti delle interfacce. Punto 3. Uso di un dispositivo mobile, smartphone, tablet. In questo caso si possono verificare due aspetti. A. Le interfacce devono adattarsi al dispositivo. B. Le interfacce devono poter ruotare e i contenuti devono essere disponibili sia in verticale che in orizzontale. Punto 4. Infine, se ci sono contenuti in movimento, devono sempre essere presenti i meccanismi per controllarne i movimenti. Pausa, stop, nascondi. In Italia la normativa in materia di accessibilità, la legge 4 del 2004 e successive modificazioni, richiede che i soggetti interessati debbano fare una dichiarazione di accessibilità ogni anno, entro il 23 settembre. La dichiarazione deve essere effettuata per ogni servizio, sito internet, applicazione desktop, applicazione mobile e così via, che l'ente erogatore rende disponibile. I soggetti interessati alla dichiarazione sono definiti nell'articolo 3 della legge 4 del 2004 e sono denominati soggetti erogatori.
Le linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, si rifanno alla norma tecnica europea EN301549. È utile ricordare che la norma europea include lo standard WCAG del V3C. Per produrre la dichiarazione di accessibilità è necessario eseguire una verifica di accessibilità dei servizi digitali, valutando la conformità alla norma tecnica europea. La verifica può essere fatta da personale esperto interno alle organizzazioni o da soggetti terzi. Dopo aver raccolto le rilevazioni di conformità alla norma, è necessario convertire il linguaggio tecnico delle problematiche in un linguaggio semplificato, adatto alle persone che usufruiscono del servizio in modo che possano comprendere le varie criticità. Le pubbliche amministrazioni devono compilare la dichiarazione di accessibilità esclusivamente sull'applicativo messo a disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale all'indirizzo form.agid.gov.it. In questo momento l'accesso alla piattaforma è riservato ai soli enti pubblici presenti in Indice delle Pubbliche Amministrazioni, Indice PA. Tutti gli altri soggetti dovranno redigere una propria dichiarazione prendendo come base il modello Agid. Progettare servizi digitali accessibili è fondamentale per rispetto del diritto di cittadinanza. Tutti i cittadini, compresi i portatori di disabilità permanenti o temporanee, hanno il diritto ad essere inclusi nella vita digitale ed è dovere dei progettisti digitali non lasciare nessuno fuori. Ulteriori informazioni e le FAQ per l'accessibilità sono disponibili sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.